chiedeva aiuto. Io volevo andare ad aiutarlo, ma non ci sono riuscita. Dai, è solo un sogno. Oh, è la verità, Charlie. Io l'ho visto quel bambino e lo devo andare ad aiutare. E torna a dormire. Quando hai conosciuto Alexander? Alexander, sembra un'eternità, invece è stato solo l'estate scorsa. Tutto è cominciato quando è arrivata qui Mirna. Mirna? Mirna, la figlia dell'ambasciatore, Mirna Candlestone. Doveva essere solo una vacanza per lei, e invece ha incontrato il suo destino. Aspetta. Mirna. Come ti fai a sapere il mio nome? Mirna Candlestone. Sono qui. Come ti permetti di ficcanasare? Se non l'avessi aperta, non ti saresti fermata. La tua gindina poteva finire chissà quali mali. Punti di vista. Lasciamo stare. Grazie lo stesso. Non ricordo il tuo nome. Robert. Robert. Inglese. Solo a metà. Anch'io. Bene Robert, in altre circostanze sarei stata lieta di approfondire la nostra conoscenza, ma oggi non è proprio la giornata giusta. Ci vediamo. Mirna Candlestone. No. Devo trovarlo prima che lui lo scopra. Questa Mirna sarà tipo principessa sul pisello? Ma no, Giada, è una ragazzina, avrà più o meno l'età di tua sorella. Disturbo? Mirna? Sì, lei è la custode della villa? Sì, ciao, sono Elena, piacere, siedi. Era tanto che origliavi? Tanto da annoiarmi, temo. Mirna, lei è Giada. Abita qui con noi alla villa e ci aiuta a tenere in ordine la tua casetta. E qui abita anche un altro ragazzo, sai, si chiama Domenico. Buffo, avrei piuttosto pensato che Giada servisse a tenere lontani i ladri al posto del cane da guardia. I ladri sì, ma le oche no. A più tardi, Elena, ti lascio in buona compagnia.
Alla stazione non c'è. Mi sa che ci siamo sbagliati. Sì, sì, vieni, vieni, Domenico, vieni. L'abbiamo recuperata, ti presento Mirna. Piacere, io. Piacere. Mi hanno dato quell'orario, sono dispiaciuto. Non ti preoccupare. Sì, sì, ci siamo capiti male con l'ambasciatore. Per questa volta Mirna lo possiamo perdonare, vero? Sì. Non è che salterò la cena per punizione. Non lo so, forse, non lo so. Senti, ma cos'è tutta questa confusione dei vicini? Beh, penso che saranno i figli. Ah, devo dirlo alla signora, non è possibile. E allora? Com'è andato il viaggio? Un po' di tè? No, no, grazie. Com'è andato il viaggio? Ma non mi sono stancata eccessivamente. Allora se ti va, dopo cena possiamo anche uscire fuori a prendere qualcosa da bere. Affare fatto. Allora, ti deve sembrare piccola Messina rispetto a Roma. Sono due mondi completamente diversi, eppure mi sono sempre sentita molto legata per questo. Credevo che non ci fossi mai stata prima d'ora. Infatti, mia madre è uno di quei tipi esagerati. I tuoi genitori si sono conosciuti qui, vero? Mio padre viaggiava spesso e la Sicilia gli è stata fatale. Tu invece? Beh, non c'è molto da dire. Lavoro a casa tua per mantenermi a medicina. È una facoltà impegnativa. Io mi esaurirei. Sogni la carriera diplomatica come tuo padre? Perché? Essere la figlia di un ambasciatore non è sempre facile. Non sto mica tutto il giorno a strafogarmi di cioccolatini. No, io al posto tuo lo farei. Non è un granché lavorare e studiare. Sì, credo che al posto tuo approfitterei. Che tipo è quella Giada? Quella Giada è una mia carissima amica. Mi dispiace. Lascia sono perdere. Mortificato. Non volevo. Prova a vedere se mi fa. Oh, scusami. Robert, incontrarci è un segno del destino. Come? Mi dispiace, mi confondi per ci siamo incontrati oggi pomeriggio alla stazione. Sono Mirna. Ti stai sbagliando. Non mi sono ancora ammattita, eri proprio tu. Tutto bene? Non va niente bene. È per Domenico. Mi vuole solo proteggere. Da me? Non potrebbe anche se volesse. Se scopare con me ti turba tanto, possiamo smettere anche adesso. Scopare? È questo quello che pensi di me? Dio, Alexander, come vuoi? No, ti prego, non andare! Va a scopare con qualcun altro e lasciami in pace! La Sicilia è talmente affascinante. Tu sei affascinante. Hai i colori della Sicilia. Sembri poco inglese. Mi sento poco inglese. In Inghilterra non ho mai messo piede. È già un miracolo che io sia qui. Credevo che la figlia di un ambasciatore viaggiasse senza sosta per il mondo. Non è così. Non per me almeno. Mia madre ha paura della sua ombra. Si caccia da queste parti? Non in questa zona. Questo è un posto da scampagnate. Sarà mica qualcosa di peggio? No, non preoccuparti. Vai in macchina. Io do un'occhiata e ti raggiungo. Oddio! Quando Domenico ha trovato Mirna priva di sensi l'ha portata in ospedale e mi ha chiamata. Io mi sono precipitata da lei, sai, lei era proprio come fuori di sé. Continuava a dirmi di non chiamare i suoi genitori, di non avvisarli, di non farli venire. E poi diceva di aver visto Robert ferito nella pineta. Ma era vero? Noi non l'abbiamo creduto. Così non mi credi? Mirna, quello sparo è stato uno scherzo idiota di qualche ragazzino. Se ci fosse stata una persona ferita me ne sarei accorto. Pensi davvero che abbia immaginato tutto? Scusa, ma non me la sento di incoraggiare queste tue fantasie. Mie fantasie? Va al diavolo!
cucina. Dimmi, è tutto il pomeriggio che ti cerco. Sono stata un po' in giro. Ancora arrabbiata? No, vuoi mangiare qualcosa? Veramente volevo invitarti fuori a cena. Alexander! Il mondo è sempre più piccolo a quanto pare. Vi conoscete? A quanto pare. Allora, la nostra cena? Certo, la cena. Andiamo. La conosci? E allora? Allora, io ti amo, Alexander. Smettila. Non ti ho chiesto di amarmi. Non l'ho mai chiesto a nessuno. Ti piace farmi del male? Sì, mi diverte. Non vuoi uccidermi? Io lo vorrei, Giada. Vorrei non sentire più niente. Sai cosa mi fa reagire? La voglia di vendicarmi, di fare del male. Cosa ti è ridotto così? Il mondo è cattivo, molto cattivo. Ed io lo sono ancora di più. E non ti farò scappare. Sbrigati a raggiungermi, voglio aspettare. Ci fai qui? Esci immediatamente. È veramente quello che vuoi? Come ti permetti? Guarda che non sono Giada. Per fortuna. In caso contrario non sarei qui. Rilassati. Non approfitto mai delle ragazzine. Devo andare. Devi andare, ma... Credo che ci vedremo spesso da queste parti. Non ci contare. Che succede? Perché urli tanto? Tu vuoi farmi impazzire? Di che parli? Parlo di me. Non puoi buttarmi via così. Faccio quello che voglio. Con Mirna? Sì, con Mirna. Sono proprio curioso di scoprire se è più puttana di te. Sei un bastardo, ti odio! Prego, non morire! Buonasera. Mi spaventata. Posso sedermi? Varrebbe a qualcosa dirti di no? A mentire a te stessa, temo. Presuntuoso. Credevo che frequentassi Giada. Gelosa? Figurati, sono troppo felice di essere in Sicilia per... Tua madre è siciliana. Sei informato? Già vai via? No. Non prima di averti salutato. È meglio che tu vada adesso. Tornerò. Scenetta in veranda. È Alexander che mi cerca. Se le cose tra di voi vanno male, non prendertela con me. Cosa ne vuoi sapere tu di noi? Non avrai mai niente da lui. Lui... Che cosa? Di certo, per legare qualcuno a me, non ho bisogno di chiuderlo in camera mia, di notte, come fai tu. Fuori da casa
sei già scopata! Sei un'isterica, ci stanno guardando tutti! Lasciami, mi fai male! Che diavolo ti sei messo in testa? Non puoi lasciarmi per lei! Vattene, non ti farei più vedere! No! Io senza di te non posso vivere! Io ho solo usata per entrare in quella casa! Per Mirna! Sin dall'inizio era lei che volevi arrivare, perché? Pensai veramente potessi fare sul serio con una puttana come te? Basta, non voglio più ascoltarti! Solo alla villa dovevo vendicarti. Vendicarti? Non ti basta avermi sparato? Dovevo colpire Mirna, non te. Perché non ti sei tolto di mezzo? Perché non ti lascerò farle del male. Non puoi proteggerla, devi odiarla. Io solo sono tuo fratello. Io ti ho sempre aiutato. Aiutami allora. Chiamo un dottore. Sto troppo male. No. Giada è morta. Che vuol dire? La macchina l'ha fatta volare. È stato un incidente. È quell'uomo maledetto. Continua a tormentarmi, non mi fa respirare. Alexander, smettila. Hai bisogno di aiuto. No, non ho bisogno di niente, neanche di te. E cosa vorresti fare? Lasciarmi morire? Sta zitto, non dirlo mai più. È la verità. No, l'unica verità è che Mirna si è presa la nostra vita e deve pagare. Eri d'accordo con me? Non avrei dovuto darti retta. Ah, è troppo tardi per tirarsi indietro. Nostra madre ci ha abbandonati ed io le porterò via Mirna. Deve soffrire come me. No, Alexander, ti prego, non andare. Mi spiace, Robert. Non puoi fermarmi. Non questa volta. Mi dispiace, cosa posso fare? Non lo so, è tutto così insensato. Come sta Giada? Ha ripreso conoscenza, ma credono che abbia una lesione piuttosto grave alla colonna vertebrale. Resterà paralizzata? Non è possibile. Ma lei ha parlato? No, non me l'hanno fatto vedere. I suoi genitori sono arrivati solo da qualche ora. I suoi genitori?
Ma se sono anni che non si fanno vivi, neanche per sapere come stai, adesso... Domenico, basta. Sei stato in piedi tutta la notte e non sai nemmeno quello che dici. No, lo so invece. E so anche di chi è la colpa dell'incidente. Cosa intendi dire? Ieri sera Giada ha litigato con Alexander. Li hanno visti tutti. E quel bastardo non ha avuto neanche il coraggio di vedere se era ancora viva. Ah, Mirna, prima che lo dimentichi, domani mattina saranno qui i tuoi genitori. Cosa? E perché? Perché tua madre è preoccupata per la storia dell'incidente. Non gli avrei raccontato, spero, quello che mi è successo l'altro giorno. Avresti potuto dirglielo tu. Era una sciocchezza! Che bisogno c'era? Ricordo quella mattina in ospedale. È là che ci siamo viste per la prima volta. Se penso alla mia Giada. Non sei l'unica donna ad avere dei rimorsi. Ti riferisci all'ambasciatore? Sai, non sopportavo più i capricci di Mirna. Non vedevo l'ora che lui e sua moglie venissero a prenderla. È tutta colpa tua, Edward. Hai mandato la mia bambina in quel luogo maledetto. E lui le farà del male, lo sento. A lui? Ma... Alessandra, Nicolas è morto. Oh, no, non toccarmi. Se accadesse qualcosa alla mia bambina, mi sarebbe impazzita. Elena mi ha detto che ha avuto un incidente. Ma è stata una banalità. Ed è per accontentare te che stiamo andando a prenderla. Ho già perso i miei bambini. Non voglio che succeda qualcosa a Mirna. Per quanto ancora dovrò pagare? Domenico, sono Elena. Posso entrare? Tutto ok, sono vestito e la bionda è nell'armadio. Pessima giornata, eh? Ci sto facendo l'abitudine. Cos'è successo? Mi sono innamorato. Bel guai. Non ho nessuna speranza. Poi si è messo in mezzo quel serpente. Prima mi ha portato via Giada. Adesso Mirna. Forse ha ragione lui, sono un perdente. Non è vero, devi reagire. Non è giusto soffrire così per Mirna. E poi domani verranno a prenderla i suoi genitori. E per via dell'incidente, vero? Sì. Posso capire la signora Candlestone, anche se è una donna un po' troppo opprimente. Io che pensavo di avere dei problemi. Beh, speriamo che Mirna non faccia tardi. Dov'è? È con Alexander. Mi ha lasciato un bigliettino in cucina. Adesso sì che siamo veramente nei guai. Domenico non si sbagliava, purtroppo. Mirna era davvero nei guai. E come? Lui aveva tentato di metterla in guardia ad Alexander, ma aveva ottenuto l'effetto contrario. Pessima giornata. Prima Domenico, poi mia madre. Tua madre? Sì, mia madre. Verrà alla villa fra poche ore. Perché? Per riportarmi a casa. Sei già a casa? Davvero. La tua casa è qui? Con me? Con Robert. Robert? Mio Dio, Alexander! Mi stai facendo paura! Devi aver paura! Sei pazzo, lasciami, urlo! Nostra madre non ti ha mai parlato di me, di Robert. No, non può essere tua madre. Mai sentito parlare dello zio Nicholas? Il gemello di mio padre. È morto molti anni fa. Nicholas è mio padre. E Alessandra è mia madre. Alexander, fermati! Robert, aiutami, ti prego! Va via, Robert! Cosa vuoi fare? Ucciderci tutti? Stai indietro!
Non puoi fermarmi. Maledizione. Lei non c'entrava. Io non voglio la sua vita. Ma non posso dimenticare. Sparami, la nazione, sparami! Almeno finirà tutto! Ogni volta che ti guardo, io sono di nuovo lì. E ti sento piangere. E ho paura che quell'uomo non smetta più di colpirti. Devo fare qualcosa. No! L'ho colpito! È morto! Aspetta, ti prego. Alexander, l'hai fatto per proteggermi. Ehi, lui ci avrebbe ucciso. Coraggio, dammi la pistola. Non ti preoccupare, sistemeremo tutto. Coraggio, dobbiamo pensare a Mirna. È svenuta. Devi portarla in ospedale. Tu non vieni. Ho bisogno di calmarmi. Ti raggiungo dopo a casa. Va bene. Io il benvenuto alla mamma per tutti e tre. Abbiamo un problema. Mirna non si trova e credo non abbia dormito qua. Per favore aspetta tu l'ambasciatore e acqua in bocca. Elena. Già le 8. Mirna, dove diavolo sei finita? Pronto? Sì? Villa Kendallstone? No, sono un dipendente. Cosa? No, non c'è nessun altro. D'accordo, arrivo subito. Signor Kendallstone, non si preoccupi. Sua sorella presenta soltanto un leggero stato di shock e un trauma cranico non preoccupante. Dottore, ci restare tranquilli allora. Sì, le ho già detto che è tutto a posto. Piuttosto, lei mi sembra abbastanza pallido. E si sente bene? Sono un po' di stanchezza. Dottore, un'emergenza al pronto soccorso. Sì, signorina, arrivo subito. Mi scusi, signor Kendallstone. Va bene. Mi scusi, dottore. Dica. Sto cercando Mirna Kendallstone. Un'emergenza, mi dispiace, ne posso dare retta al momento. Ti posso aiutare io. E tu chi sei? Robert Kendallstone. Ma questo è un incubo. Sono il fratello di Mirna.
No, non ci posso credere. Cos'altro mi può capitare? Mirna è in ospedale. L'ambasciatore sta per arrivare alla villa e io non posso neanche avvertirlo. Ambasciatore, sta arrivando alla villa. Ma che diavolo sta succedendo? Io dico Alexander. Ma cosa c'entra Alexander? Lui lo sapeva. La pistola. Devo fermarlo. Che succede? Ho comunicato che saremmo arrivati alle 9. Strano che non vi sia nessuno. Il cancello è socchiuso. Voglio vedere la mia bambina. Io vado a prendere le valigie, cara. Bentornata, mamma. Era parecchio tempo che ti aspettavo. Sono Alessandra Candleston. Sto bene, chi sei? Parecchi anni che ti seguo in televisione, sui giornali. Nicolas mi ha tanto parlato di te, soprattutto quando era ubriaco. Ma non può essere, non può essere. Edoardo mi ha detto che i miei bambini erano morti. Sono vivo. Toccami, mamma. Sono Alexander. Porta il tuo nome perché lui non ti dimenticasse. Alessandra, che succede? Chi è questo ragazzo? Sei identico a quell'uomo. Che storia è questa? Chi è questo pazzo? Mio figlio. Tuo figlio? Il figlio di Nicolas. Mi direi che hai già dimenticato. È stato facile abbandonarci con quel mostro, vero? Ma io mi sono vendicato. Vi ho portato via la vostra Mirna. Che cosa hai fatto a Mirna? Oh, ce la siamo spassata un sacco prima di farla finita. Proprio come se l'è spassata tua moglie con Nicolas. Dio, Dio mio! Fermo, ambasciatore, ti faccio saltare la testa! Bastardo. L'animale ha violentato mia moglie. Non mi sono pentito di avervi abbandonato. Che tu sia maledetto. Sparami o ti ucciderò. No, Edward! No! No! Lei no! Uccisa io! Io! Sentirmi. Ora comincio a capire. Alexander doveva essere sconvolto. I miei figli lo hanno ritrovato all'alba ubriaco sulla nostra spiaggia. È incredibile che a soccorrerlo siano stati proprio il fratello e la sorella di Giada. E mai è andata così. Quando sono tornata dall'ospedale mi sono ritrovata questo ragazzo svenuto nella stanza degli ospiti. Era un po' malconcio. Subito ho protestato perché avevo i nervi a pezzi. Volevo chiamare la polizia. Perché non l'hai fatto? Diane si è messa a piangere, mi ha pregato di non farlo. Giada era in ospedale, mio marito non c'era. E in quel momento non riuscivo a ragionare. Mi sono lasciata convincere da mia figlia. Quel ragazzo non ricordava nulla. E poi non sembrava pericoloso. Era ben vestito e ho creduto bene di ospitarlo. Ehi, mi senti? C'è troppa luce. Sto impazzendo. Stai calmo. Hai solo bevuto troppo. Quando ti sveglierai, ci sarò io accanto a te. È stata la cosa più orribile che abbia assistito in tutta la mia vita. Un suicidio.
Che senso ha? Perché avrebbe dovuto farlo? Erano tutte e due in una pozza di sangue. Io non sono svenuta per miracolo. Poi è arrivata un'ambulanza. Non so nemmeno chi l'ha chiamata. Certo che peggio di così non poteva andare. L'ambasciatore è morto, la moglie è ferita e Mirna è in stato di shock. Ma tu credi veramente a quella storia assurda che racconta la signora Candleston? Quella del ladro? No, assolutamente. Ma chi sta proteggendo? Non ne sono sicuro, ma credo di poterlo scoprire. Allora, come ti senti? È difficile dirti come mi sento. Tuo fratello è preoccupato e ha ragione ad essere. È stato scortese, vero? No, assolutamente. Ma sono un estraneo. Potrei anche essere un criminale. Ma dai, non dire sciocchezze. Piuttosto, ti ho portato qualcosa da mangiare. Non hai fame? Perché sei così gentile con me? Faccio quello che sento di fare, tutto qui. Scusa, non volevo metterti in imbarazzo. Non mi hai affatto messo in imbarazzo. Che ne dici di mangiare ora? Mi sembra una buona idea. Dove credi che andrà? Ma che vuoi da me? Lasciami in pace! Non ci penso nemmeno. Voglio una spiegazione da te. Lo sai che il padre di Mirna è morto? E sua madre è in gravi condizioni. E anche mia madre. Ma cosa hai? Ti senti male? La ferita. Non posso sopportare più il dolore. Ti accompagno al pronto soccorso. Non ci posso andare. Perché? È una ferita d'arma da fuoco. Va bene, almeno fammi dare un'occhiata. Sto per laurearmi in medicina. Non lo voglio il tuo aiuto. Non ti lascerò andare, Robert. È meglio che ti rassegni. Immaginato. Ho paura. Non lasciarmi. Non ti lascerò, vieni. Va meglio? Credo di sì. Meglio che vada. Perché? Perché sei talmente bello. Posso restare? D'accordo. Mi verrai a svegliare domani? Ci puoi contare. Va meglio con il dolore? Un po'. Allora, Robert Candleston, cosa hai a che fare con Alexander? Mio fratello. Gemello. Questa poi. È lui che ha sparato alla signora Candleston? No. Io non capisco. Ma se siete figli dell'ambasciatore...
Siamo figli di suo fratello. All'epoca Alessandra era già moglie di Edward. Nostra madre ci ha abbandonato. Mio Dio. Alexander voleva solo vendicarsi allora. Anche io lo volevo. Ma adesso è tutto così inutile. Cosa intendi fare? Dammi solo qualche giorno. Devo trovare mio fratello. D'accordo. Solo qualche giorno. Non sapevo cosa stesse combinando Domenico. Non avevo il minimo sospetto. E chi lo ha mai? Avrei dovuto capirlo che tra Diane e quel ragazzo doveva succedere qualcosa. Sono stata cieca, eppure li ho visti litigare. Ero tornata dall'ospedale e Claudio mi ha detto che loro erano andati al mare, sulla spiaggia. E ho avuto paura e sono corsa a cercarli. Erano seduti al limitare della battigia e stavano litigando. Diane lo accusava di essere un vigliacco, di nascondersi dietro la sua amnesia. E Alexander? Sembrava che soffrisse. Posso entrare? Volevo chiederti scusa. È solo colpa mia. Sto approfittando di te. È che qui mi sento al sicuro e non voglio ricordare. Affronteremo insieme il tuo passato. Non ti lascerò solo. Mi odieresti qualsiasi cosa accada. Potrei solo amarti qualsiasi cosa accada. Credevo che ti avrei trovato accanto a me. Non volevo svegliarti. Eri così bella. Non lo dimenticherò mai. Parli come se mi stessi dicendo addio. Giada. Giada. La conosci? Non avrei mai voluto farti questo. La conosci? Oddio, no, no! Ma che hai? Stammi lontana! Stammi lontana. È colpa mia se tua sorella si trova in quelle condizioni. Lei mi amava. E io l'ho quasi uccisa. No, no, non può essere vero! Mia madre è morta. Alessandra Candleston. Ma che stai dicendo? Che state facendo a quest'ora? Che ne hai fatto? Diane, ti prego, dimmi che è successo. Alla villa non c'era più pace. Mirna stava cercando di reagire alla morte del padre, ma era strana, nervosa. E la signora Candleston? Lei era viva per miracolo, ma sembrava non le importasse nulla. Mamma, come ti senti oggi? Tesoro.
Mamma, so che non è il momento, ma vorrei sapere cosa è successo. Ma te l'ho già detto, tesoro. Quel pazzo ci ha sorpresi. Forse è un drogato, sai. Non so. Mamma, io so di Alexander. Lui mi ha detto che è mio fratello. Ti ha detto la verità? Com'è possibile? Tu hai avuto due figli con un altro uomo e non mi hai mai detto niente. Ma no, Mirna, lascia che ti spieghi. È Alexander che ha ucciso papà. E tu lo stai proteggendo. No, è stato un incidente. Vi odio tutte e due. Robert! Sei vivo? Perché non hai chiamato? Io stavo impazzendo. Mi spiace. Ho avuto un incidente. Nostra madre. No, non è morta. Perché l'hai fatto? Perché credevo di odiarla. Ho visto Edward. Volevo fargli del male. Avevo paura. Lui mi è saltato addosso. L'ultimo colpo. E lei è caduta a terra. Non volevo. Edward si è suicidato. Credeva che la moglie fosse morta a causa sua. Non ho potuto fermarlo. E la... Io non sono arrivato in tempo. Ti ho odiato. In vita mia, io ti ho odiato. Poi mi sono accorto che era ancora viva. Non ha detto nulla di me. Ti sta proteggendo. Aspettando che torni da lei. È ancora la villa. Io vengo con te. Robert! Stai ancora sanguinando. Ti porto in ospedale, dai. Portami da Domenico. Sa di noi, mi aiuterà. È tutto il giorno che piangi. E ancora non mi hai detto che cosa è successo. Abbiamo fatto l'amore stanotte. Avete fatto cosa? Splendido, magnifico! Ma cos'è il posto del cervello? Basta! Devo andare a cercarlo.
Non vestita così, mi auguro. Ma prendi mai niente sul serio, tu! Mi trovi immensamente bene così. Ah, non mi pensare. Lui ha parlato di una certa Alessandra Calderston. Quella che hanno ferita a Messina. Ne parlava l'altro giorno alla TV. Chi l'ha ferita? Boh, so solo che quella tizia per cui lavorava Giada. Ho l'indirizzo. Non penserai di andare là, mi auguro. Oh, sì che lo penso. E tu mi accompagnerai. Scordatelo! Vorrei restare vivo per il weekend. Claudio, lo resterai solo se vieni. Muoviti! Alexander. Aiutami, ti prego. Roberto sta male. Dove? In macchina, è svenuto. Non so che fare se morisse. Lui mi ha detto che l'avresti aiutato. D'accordo, portalo dentro. Ma mi raccomando, non fate rumore. Se vi vedesse Mirna, le prenderebbe un colpo. Aspetta. Lo sto facendo solo per Robert. Anch'io. Dannazione. Gli avevo detto di andare da un medico. È grave. Sta perdendo molto sangue. Posso fare ben poco. C'è una valigetta su quella sedia. Prendila. Non può tirare avanti così. Devi portarla in ospedale. È in pericolo di vita. Allora non mi hai capito. Senti, qualsiasi cosa tu pensi di me, io voglio bene a Roberta. E allora non perdere altro tempo. Portali in ospedale. Verrai con noi. Perché? Perché sei suo amico. Avrà bisogno di te. D'accordo. Verrò. Il tempo di rifargli la fascia. Cercherò di fermare il sangue. Avrei bisogno di un po' d'acqua. Vado io. Conosco bene questa casa. Mirna, sei tu! Dio ti ringrazio! Sei vivo! Sei vivo! Sono contenta che tutto sia finito. Sono contenta di avervi ritrovato. Non mi odi. Odiarti. Ho vissuto tutti questi anni credendovi morti. Oh, è un miracolo che siate vivi. Io capisco il tuo odio, Alexander. Capisco la tua rabbia. Ti chiedo solo di perdonarmi. E il tuo marito? Non ti importa? Ma non è stata colpa tua. Ho reso la vita infelice anche lui. Avrebbe dovuto abbandonarmi quando Nicolas mi ha violentata. Ha voluto tenermi con sé. Avrei dovuto capire che non avrebbe retto la vostra nascita. E pur sapendo quale mostro fosse Nicolas, vi ha mandati con lui. Chissà quello che avete passato. È tutto finito adesso. Ma tuo fratello, come si chiama? Robert. Si chiama Robert. E dov'è? È qui con te? No, non è con me. Cosa c'è? Non possiamo far finta che non sia accaduto nulla. Non posso, non io. Ma io non ti servo, ancora. Ma non capisci? Sei mio figlio, come potrei? Non sono stato tuo figlio per troppo tempo. È troppo tardi per ricominciare. Ma no, non lo è. Ma se tu sei qua, qualcosa vuol dire? Volevo vederti prima di costituirmi. Costituirti? Per cosa? Ma io non dirò mai nulla. È possibile che tu non l'abbia capito? Vuol dire che non ti importa nulla. Mi importa di te. Di Robert. E Mirna, pensi che capirà? Mirna, adesso è sconvolta, ma col tempo... Lei adorava Edward. Tu?
tu lo odiavi, vero? Forse più di me. Ma non parliamo di odio adesso. Parliamone invece. Mirna. Che tu sia maledetto. E adesso hai ritrovato i tuoi figli. Mio padre è morto. Rimango solo io ad intralciare la tua felicità. Ma no, Mirna, come vuoi dirmi questo? Tieniti pure questo assassino, io non voglio più vederti. Mamma. No, no, sto bene. Corri, fermala. Mirna! Mirna, dove sei? Mi hai distrutto la vita e adesso ti sei preso anche mia madre. E anche mia madre. No, tu sei un bastardo. Tu e tuo fratello siete dei bastardi. Lo zio Nicolas avrebbe dovuto uccidermi. Io avrei dovuto uccidermi. Sei ancora in tempo, tu sei abituato ad uccidere, no? E poi fuggire via, tanto ci sarà mia madre, mi dai. Mi fai schifo, non toccarmi. Aspetta. Oddio. Sembra ancora di sentirle quelle urla. Venivano dal retro della villa. C'era il cancello posteriore aperto. Io sono corsa in strada. Per terra, davanti alla macchina, c'erano Alexander e Mirna svenuti. Sembrava si tenessero per mano. Io non ho capito subito cosa fosse successo. Poi Diane, la signora Kendallson hanno cominciato a gridare. Oh, c'è stata una confusione. E poi Domenico è venuto a dirmi che al piano di sopra Robert era svenuto, sanguinante. Non so, se non fosse stato per Domenico lì a sorreggermi. Ma in tutta quella confusione tua figlia Diane è sempre stata accanto ad Alexander. Accanto a lui, non l'ha lasciato un solo istante. È vivo. Sei vivo. Non arrenderti, ti prego, non arrenderti, io ti amo. È stato allora che Diane gli ha trovato la lettera addosso. Già, è la lettera. Non riesco a capire perché Diane l'abbia lasciata a Giada. Era tutto quello che le rimaneva di Alexander. No, no, io credo che questa lettera fosse solo l'inizio. Perché dopo che Alexander è sparito nel nulla, Diane è tornata nuovamente a casa. E c'era anche Giada ed eravamo tornati nuovamente una famiglia. Poi una mattina, senza dire nulla, Diane è andata via. È tutto così difficile da capire. Ancora non riesco a rendermi conto come nessuno si sia accorto della fuga di Alexander dall'ospedale. Sì, la sua prognosi non era grave, ma come si può sparire così? Forse eravate tutti troppo in pensiero per Mirna. Sì, all'inizio sembrava che Mirna fosse grave. Ma adesso sta bene? Sì, anche se ha passato parecchio tempo in ospedale. Quando l'ho rivista era una persona diversa, come se tutto l'odio e il rancore verso i suoi fratelli e verso sua madre fosse sparito. E Robert, che ne è stato di lui? Si è ripreso, le cure provvisorie di Domenico gli hanno salvato la vita. Adesso vive a Roma, con sua madre e con Mirna. E hanno chiarito? Stanno cercando di ricominciare. E Alexander, io credevo che Robert fosse legato a suo fratello. Oh, lo è. Non deve essere stato facile per lui. In un certo senso, credo che lo stia aspettando. È lì e aspetta, con sua madre, con Mirna. Io invece non posso aspettare Diane. Io la devo cercare, è mia figlia. E ho creduto che venendo qui oggi avrei capito qualcosa di lei, dei suoi silenzi, dell'uomo che ama e che continua a inseguire. E mi chiedo solo cosa ne sarà di loro. Se di tutto quello che hanno pensato, voluto, sognato, non rimarranno che poche parole su un foglio bianco. Non lo so.
Forse è questo che rimane di ogni vita, di ogni amore, di ogni dolore. Solo lacrime. Lacrime filtrate oltre il confine di ciò che non saremo mai. Ti amo. È difficile dirti addio e forse lo sto facendo per me. Per trovare il coraggio di separarmi da te, dalla vita che rappresenti. Il dolore mi ha spinto ad odiare. Forse ho sbagliato, ma non sono pentito. Non di tutto. Certe cose vanno vissute per comprendere l'inferno in cui ognuno di noi si trova all'improvviso. Ma tutto l'odio che avevo dentro è sparito quando ti ho conosciuta. Non avrei voluto far del male a mio fratello, a mia madre, né a Giada. Perdonami. Non so dove sarò quando leggerai questa lettera. Non so se mi amerai ancora. Io non smetterò mai. Se avrò un'altra possibilità, non la getterò via. Lotterò, ma tu promettimi di non arrenderti mai, di riuscire ad essere felice. Ti amo.